Envision TV, servizi editoriali e di comunicazione. Dal Pala Indoor di Ancona vi salutiamo per raccontarvi questa che è una giornata cruciale per il bridge in pista, per la quarta volta in pista. E iniziamo a farlo con lei, Morena Gaggiotti, che è presidente del comitato regionale Bridge Marche. Iniziamo dai numeri, Morena. Circa 90 tavoli, circa 400 persone che giocano a bridge. La cosa entusiasmante sono i tavoli dei bambini, degli under 26. Sono 15 tavoli di bambini. Abbiamo una bambina dell'elementare di 6 anni e questa è la nostra più grande soddisfazione, perché il compito del comitato regionale è quello di promuovere il bridge, di far conoscere il bridge a più persone possibili. In questa tipologia di manifestazione possono giocare persone di tutte le fasce d'età. Le categorie sono 5. Sono i ragazzini delle scuole, che si chiamano BAS, Bridge a Scuola, poi ci sono gli allievi delle associazioni, poi ci sono gli ordinari, i non agonisti e gli agonisti, con gare parallele, mani preparate, naturalmente con classifiche e premi a secondo delle categorie. Giocando le stesse mani con gare parallele rimarca il carattere trasversale, sociale e sportivo di questo nostro bellissimo gioco. Uno dei momenti più attesi, soprattutto dei giovanissimi, è quello della torta. Per questi ragazzini under 26 abbiamo preparato per i piccolini tanti pensierini, ecco, è giusto che loro vengono qui con un entusiasmo incredibile. Per i più grandini abbiamo dei libri e poi una bellissima torta solo per loro. Ottimo il lavoro fatto dal Comitato Regionale Bridge Marche con la collaborazione tecnica di Ancon Bridge, anche sotto il profilo della presenza dei giovani, sempre in crescita in questi anni. Portare qua 60 ragazzini sotto i 26 anni, ma direi sotto i 18 anni, vuol dire che nelle Marche c'è gente che si impegna, c'è gente che va nelle scuole, parla di bridge e aiuta questi giovani così nella capacità di pianificazione, nell'attenzione, il rispetto delle regole, rispetto dell'avversario. Notevole anche il lavoro che avete fatto sul fronte del coinvolgimento delle aziende e delle realtà locali. Quest'anno abbiamo come main sponsor la Prometeo SRL, ha incrementato anche il suo aiuto, ma ci sono anche delle new entry. Sponsor istituzionali, tra cui il Comune di Ancona, poi abbiamo la Regione Marche, il CONI che ha dato delle coppe, la Federazione Italiana che ovviamente ci sostiene e poi il BBO, una community online di bridgisti di tutto il mondo, giocano in ogni momento 15.000 persone, tutto gratuito l'iscrizione e BBO ci ha voluto essere vicino promuovendo il nostro evento online e consegnandoci le licenze per 3 programmi per diventare un campione di bridge. Grande presenza di giovani all'interno di questa struttura sportiva che stanno gareggiando. Abbiamo scelto chi li rappresenta al meglio. Giovanni Donati, 19 anni e un curriculum di tutto rispetto. Ho iniziato a giocare a 10 anni, ho visto mio padre mentre spiegava il bridge a un gruppo di amici, mi sono subito appassionato. Poi sono arrivati anche i risultati. Il mio primo vero campionato è stato il campionato giovanile che ho fatto quando giocavo da 2 mesi. Alcuni bridgisti molto forti che stavano un po' vigilando, qua cercavano nuovi talenti, hanno visto che ci sapevo fare, da lì sono stato catapultato un po' nel mondo del bridge. Campione del mondo però, possiamo dire. Ho vinto in realtà un solo campionato del mondo, juniores, nel 2015 a Upatia. Era un campionato mondiale. Se dovessi trovare non più di 3 aggettivi per descrivere
Dove sta la bellezza di giocare a bridge? Quali useresti? Intrigante, affascinante, coinvolgente. Sempre più giovani i giocatori di bridge, le giocatrici in questo caso, sono in compagnia di, come ti chiami? Jasmine. Sofia. Quanti anni hai, Jasmine? 6. 9. Ti piace così tanto giocare a bridge? Sì, tantissimo. Perché? È una mia passione. Sei anche brava? Sì. È così anche per te? La passione è tanta? Sì. Da quanto tempo giochi? Da un mesetto. Continuerete a giocare a bridge? Sì. Sì. Bridge in pista, una bellissima manifestazione. Sono contento anche perché sto dando una mano a una scuola elementare di Fermo. Abbiamo portato oggi qua 17 alunni delle scuole elementari, terza e quarta, quindi un successo anche per quanto riguarda il bridge marchigiano. 2018 è un anno partito benissimo, visto che con la situazione abbiamo fatto un risultato storico per quanto riguarda sia la situazione Fermo Porto San Giorgio che anche le Marche, perché siamo riusciti a fare i playoff di Serie B del campionato d'associazione, abbiamo vinto questi playoff e siamo andati in Serie A, dove siamo le prime 16 associazioni d'Italia. In più, con la squadra personale, dalla Serie B dei campionati italiani abbiamo vinto il nostro girone e siamo approdati in Serie A. È la terza edizione che partecipo a questa manifestazione e sinceramente è una bellissima occasione vedere i ragazzi dalla scuola bassa, allievi del primo anno, secondo anno, ordinari agonisti, cimentarsi giustamente in questa disciplina che è la più bella del mondo. Che cosa rappresenta il bridge nelle Marche? Io credo che sia una regione pilota in Italia perché hanno una serie di iniziative che in altre regioni d'Italia fanno fatica a decollare, invece loro sono estremamente attivi e come federazione abbiamo più volte pensato di prendere a riferimento l'organizzazione marchigiana. Tutti abbiamo collaborato per la migliore realizzazione di questo evento che apre la stagione Tour Bridge Le Marche, la stagione estiva, che coinvolge tutte le associazioni in un tour estivo. Ancora una volta abbiamo trovato una pista ricca sotto il profilo dei partecipanti, ma anche della varietà. Abbiamo appena premiato una bambina di 6 anni della nuova associazione 100 buchi di Monte Prandone Ascoli Piceno e tra un po' premieremo il veterano, un signore di 95 anni, abbiamo anche un'altra signora di 90 e un'altra di 95. Prima di chiudere torniamo con Morena Gaggiotti, cos'altro ci proponete? Subito dopo il bridge in pista parte un altro evento promosso dal comitato regionale, si chiama il Tour Bridge Le Marche, una serie di tornei, 16 sono le associazioni che hanno aderito a questo tour. La manifestazione inizia a giugno e finirà a settembre. Ogni associazione organizza il proprio torneo nella piazza, nella via, nella città, al mare, ai monti, in collina, più caratteristica, più bella della Regione Marche. Il motivo per cui diventare bridgista? Ho dei nipotini che dico sempre, quando sarete più grandi giocherete a bridge, perché se voi giocate a bridge sarete dei figli al confronto dei vostri amici che invece non sanno cosa sia il bridge.